L'Heller ritrova subito la vittoria e resta a meno 3 dal Sansepolcro capolista alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima, un 4-0 netto maturato in casa di un Ponte Valleceppi che resta comunque a più 4 sulla zona play-out. Ciucarelli squalificato e sostituito dal vice Taccucci conferma il 4-3-1-2. Dall'altra parte Polverini parte con il 4-4-2 e la svolta arriva al 22esimo, quando Polidori lavora bene palla per Peluso che trova la stoccata vincente che stappa la partita. 4 minuti e l'Heller raddoppia con il Ponte Valleceppi che protesta. Biscarini respinge infatti la conclusione di Polidori, l'arbitro Mammoli di Perugia dà un'occhiata all'assistente Foglietta di Foligno che va su con la bandierina. Non c'è orologio che suona o no e per il direttore di gara la palla è entrata. 2-0 Heller e gol numero 12 in campionato per Polidori. Passano 5 minuti e l'Heller cala il tris, stavolta con Colombi che prima fa da torre per Marconi con i padroni di casa che chiedono un fuorigioco, rovesciata del difensore, stoccata di Polidori, batti ribatti e zampata vincente di Colombi che a sua volta timbra il gol numero 15. Il Ponte Valleceppi si vede solo al 43esimo con questo tentativo di testa di Cerboni e il primo tempo si chiude con il volo di Biscarini sulla punizione di Peluso. Nella ripresa l'Heller sfiora subito il poker con la conclusione al volo di Ubaldi. Quando poi ci prova Mattei ce la traversa a negargli la gioia del gol. La prima vera occasione del Ponte Valleceppi arriva dopo un'ora di gioco con Battistelli attento su buona volontà. Battistelli che risponde presente anche sulla sventola di Dragoni servito da Urbanelli al minuto 68. Tocca poi a Biscarini metterci di nuovo una pezza sulla conclusione bis di Mattei. E quando da Sansepolcro arriva la notizia del rigore numero 12 concesso ai Biturgensi, al Borgioni siamo al 90esimo e Luparini finisce giù in area a contatto con Monacelli. Mammoli assegna il primo penalty della stagione ai corcianesi, che Luparini trasforma per il 4-0. In pieno recupero, Finetti, servito da Malà, cerca il più classico dei gol dell'ex, ma c'è la traversa a dirgli di no.